Il progetto prevede molte iniziative, una mostra all'università che verrà realizzata attraverso i materiali che sono presenti nelle sedi universitarie, una installazione al Polo del Novecento che offrirà le coordinate fondamentali su quello che è accaduto fra il 38 e il 45 e magari anche dopo, nel senso che quella installazione aiuterà anche a riflettere sul modo in cui si è sviluppata la memoria di quanto è accaduto in quel periodo. E poi ci saranno numerose iniziative, piccole mostre in giro per la città, in particolare realizzate dalle istituzioni che allora erano state coinvolte dalla persecuzione antiebraica, perché bisogna ricordare che praticamente tutte le istituzioni pubbliche e molte istituzioni private hanno nei loro archivi documentazione relativa all'espulsione degli ebrei dalle loro sedi. Tutti gli ebrei che lavoravano all'interno delle istituzioni torinesi e italiane allora sono stati espulsi e quindi è possibile attraverso gli archivi dare un'idea al pubblico di oggi della diffusione, della diciamo, capillarità di come quella legge è stata applicata e quindi di come gli ebrei sono stati perseguitati in quel periodo.